sono imbracato con le cuffie come se dovessi fare non so non so che cosa. Allora, a questo punto, visto che siamo alle 16:11 e che abbiamo in collegamento una persona, io direi di farla entrare in diretta con noi. Vediamo se riusciamo a stabilire il contatto. Ed Elmiro, ci sei? Pronto, eccoci, ci qua. Ci sono. In diretta su Radio Flash c'è Edelmiro in arte Cutral, ovvero sia uno della metà dei Farias. Buon pomeriggio, come stai? Buon pomeriggio, siamo in due qua, sempre c'è da Willy il Puma. C'è anche il Puma, allora vabbè, fate una telefonata collettiva, dai. Allora, noi sappiamo che il vostro singolo sta andando veramente molto bene, il vostro Curame. Sì, sta andando molto bene e siamo, diciamo, non possiamo essere più felici di quello che siamo, perché sono 3 mesi che comunque sta primo nella classifica Amazon nella sessione del bestseller latino, no? Noi però... quindi è rimasto lì, ancora sta lì. Siamo contenti, speriamo che ogni produzione nostra abbia quella dimensione, insomma, quel seguito dal pubblico italiano e quello latino. Ecco, però io ho saputo da varie voci che il pezzo sta entrando anche nelle classifiche non specializzate, sta cominciando a farsi largo, è così? Ce lo puoi confermare? Sì, diciamo che il pezzo, oltre che lo stanno passando tantissime radio, no? Locali, sta arrivando già anche in Sud America e in Italia si sta fermando anche nelle altre classifiche importanti, quindi speriamo, perché se continua così lo riprendiamo all'estate di nuovo, dato che comunque un brano anche estivo, no? Certo, magari farete anche un remix volendo. sì, sicuramente sì. Ecco. Anche se il brano già è molto bello caldo, già così. Ascolta, so che però io voglio strapparvi qualche anticipazione, perché so che voi siete in questo momento in sala di registrazione, state facendo delle cose, state lavorando su un nuovo progetto. Giusto, guarda, noi diciamo i risultati sia di Vivo il Ritmo della Vita, che abbiamo lanciato lì in diretta da voi, nel vostro studio, e anche quello di Curame, ci hanno dato molta carica, e quindi stiamo preparando una sorpresa nuova per i nostri fans, insomma, italiani e latini, quindi innanzitutto le salutiamo e diciamo che siamo veramente contenti dell'affetto che ci danno ogni giorno e il sostegno soprattutto, no? C'è un bel gruppo di amici e fans che noi seguiamo molto attentamente, e quindi questo regalo va principalmente a loro. Ecco, quindi sì. Ecco, dicevo, quando pensate che potrà essere pronto questo nuovo progetto? Vi siete dati un termine? Io vedo un termine, il progetto dovrebbe essere pronto per questa settimana. Addirittura. Quindi dovrebbe uscire, anzi anticipo di più, dovrebbe uscire il 12. Ecco. Quindi, 2 giorni. Quindi naturalmente lo vogliamo anche in anteprima, mandacelo l'11 a noi, cioè mandacelo domani. certo. Ascolta, che tipo di brano sta venendo fuori? E questa è la sorpresa, lo devono ascoltare, insomma. Ho capito. E lì è tutta la sorpresa. Invece vi vedremo in tour prossimamente, avete degli appuntamenti dal vivo come Farias, o siete ormai chiusi in sala di registrazione e non ne uscite più? No, noi diciamo lavoriamo continuamente in sala di registrazione, ma stiamo sempre preparando dei live, ci stiamo preparando per il periodo estivo del prossimo anno, quindi, ma comunque ci possono, diciamo, quelli che ci vogliono venire a sentire cantare, suonare dal vivo, noi questo periodo saremo a Roma a suonare al Duende, il locale spagnolo, molto bello, dove faremo delle cose acustiche che sono molto molto belle, molto divertenti, anche Capodanno faremo lì, e poi anche sempre a dicembre, il 18, faremo un evento importante al Policlinico Gemelli di Roma. Presenteremo l'opera latinoamericana di Giossa,
più famosa che argentina, che si chiama La Misa Criolla. La presenteremo, un evento speciale che noi abbiamo preparato proprio per regalare ai malati, insomma, e alle persone che aiutano i malati al Policlinico Gemelli, di cui siamo molto contenti. Anche quindi questo si farà il 18 di dicembre alle ore 17 alla home del Policlinico Gemelli, quindi vi aspettiamo anche lì. Perfetto, senti, sappiamo che siete molto impegnati, quindi ti lascio andare, però prima ricordaci un attimo dove il vostro sito internet, la vostra pagina Facebook, insomma. Sì, adesso prima vi passo sempre da quello Puma, così vi saluto e vi dici dove ci troverete. Certo, bene. Certo, va bene. Allora, lo chiediamo al Puma, che dovrebbe essere in questo punto in collegamento con noi, ci sei? Hola, sì, certo ciao. Che ci sono. Ciao. Allora, abbiamo parlato naturalmente con il tuo compagno, possiamo dire così, di quello che state facendo moltissime cose, e a te voglio chiedere dove i vostri fans si possono aggiornare, o anche quelli che vogliono diventarlo, insomma, si possono aggiornare su quello che state facendo. Allora, se possono aggiornare innanzitutto al nostro nuovo sito internet, che è te lo dico piano piano così lo capiscono tutti, è www.fariasfarias.com. Quindi due volte Farias. Sì, due volte Farias.com. Lì ci sarà anche la sorpresa, insomma, che noi stiamo lanciando per il 12. E sapranno, insomma, tutto dove poter scaricare legalmente. Di cosa si tratta? È un regalo che abbiamo pensato, per tutte quelle persone che ci stanno seguendo e che ci stanno dando soddisfazione, insomma, hanno contribuito a far sì che Vivo il Ritmo della Vita e Jurami siano un successo, sia personale che anche per loro, insomma, è un successo condiviso, insomma, con i fans, con tutte le persone che ci seguono, anche con voi, insomma, che vi date, insomma, uno spazio importante nella vostra radio e ci sostenete, insomma. È un piacere oltre che un dovere far sentire la buona musica. Ascolta, io vi ringrazio. Vi ringrazio, vi saluto, vi mando a lavorare perché altrimenti questo singolo non esce più. E ci sentiamo naturalmente la prossima occasione. Insomma, poi mandateci questo singolo che noi lo passiamo. Non è che. Certo, sarete uno dei primi, insomma, ad avere il nostro singolo. E mi raccomando, è un regalo per tutte le persone, insomma, che le piace, come dici tu, la buona musica. Perfetto. Perfetto. Grazie a voi, grazie a Farias, naturalmente in bocca al lupo per il vostro lavoro, ci sentiamo presto, intanto giustamente ci ascoltiamo il vostro singolo attuale che è Jurame. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ok, grazie, ciao, un abbraccio.